microfono alla porta. Sì, buongiorno a tutti. E intanto vorrei ringraziare sentitamente a nome mio personale, dell'Istituto e del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale che ho il piacere di presiedere, presiedo il Consiglio Nazionale, vorrei ringraziare l'Arma dei Carabinieri, in particolare il Comandante Generale, Generale Nistri, Generale Ricciardi, Generale Cavaliere, Generale Pascali e Generale De Lauretis che sono qui presenti per averci consentito oggi di presentare qui questo rapporto e dirò poi anche qualche parola per la collaborazione che, come diceva il Generale Ricciardi, è già da molti anni che abbiamo intrapreso ma che abbiamo rinnovato ulteriormente dopo l'accordo che abbiamo siglato, l'accordo quadro che abbiamo siglato all'inizio dell'anno col Comandante Generale e che coinvolge non solo l'ISPRA ma tutto il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Vi ringrazio sentitamente per la sede perché presentare qui oggi il rapporto ha una valenza, a mio giudizio, fortemente simbolica perché testimonia appunto una collaborazione tra due istituzioni, una prestigiosa radicata sul territorio da decenni, l'Arma dei Carabinieri, e una più giovane, più nuova, il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, che istituzioni che nel rispetto delle competenze e dei ruoli reciproci hanno però un comune obiettivo che è quello di assicurare la tutela ambientale. Presentiamo un rapporto che ha dei numeri importanti, ci saranno dopo le relazioni del generale De Lauretis e della collega Minniti che illustreranno meglio i dati che sono importanti, parliamo di oltre 6.000 impianti tra AIA e Seveso, 6.500 soggetti ad autorizzazione ambientale nazionale o regionale, parliamo di migliaia di campionamenti, migliaia di controlli, però una parola nel saluto la spendo per segnalare quanto sia importante l'attività di controllo. Io, da quando ho assunto l'incarico di Presidente, anche durante le audizioni che ho tenuto in Parlamento in occasione della designazione del Governo, ho sempre ribadito che per l'Istituto ed il Sistema l'attività di controllo sarebbe stata centrale. Lo è in forza di una previsione di legge, la legge 132 del 2016, lo è perché siamo convinti che, al di là degli aspetti repressivi, che pure ci stanno e ci devono essere laddove ci siano violazioni alle norme del codice penale o del codice ambientale, ci sia una valenza nei controlli che va al di là, come dicevo, della parte meramente repressiva. Ed è una valenza di anche accompagnamento rispetto alle imprese virtuose, agli imprenditori che vogliono, e ce ne sono tanti per fortuna, che vogliono sviluppare modelli di produzione ambientalmente sostenibili. Lo è nei confronti dei cittadini, verso i quali abbiamo la responsabilità finale delle nostre azioni, che chiedono maggiore tutela ambientale e maggiore benessere, maggiore qualità dell'ambiente in cui vivono. Mettere insieme le forze, sviluppare sinergie, integrare i dati, svolgere questa funzione che, ripeto, è al tempo stesso di repressione laddove è il caso, ma anche di accompagnamento secondo un paradigma dei controlli nuovo, un po' diverso se volete, secondo me costituisce un valore aggiunto per il Paese. E allora questo rapporto di oggi e le attività che svilupperemo nel corso dei prossimi mesi come sistema e in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, collaborazione che, come diceva prima il Comandante Ricciardi, non è solo ovviamente relativa alle attività di controllo, ma a tante altre attività di indagine o di rispetto e tutela ambientale sul territorio nazionale, che vanno dalla tutela della biodiversità a fenomeni di inquinamento marino o ambientale in genere, insieme anche ad altre forze dell'ordine, costituisce secondo me, ripeto, un valore aggiunto per il sistema. Noi come sistema ci stiamo impegnando e ci impegneremo per perfezionare la nostra attività, per costruire anche banche dati comuni nelle quali poter attingere reciprocamente dati e informazioni utili per le nostre attività, per migliorare gli aspetti di comunicazione nei confronti del cittadino che, come dicevo, rappresenta poi il destinatario finale dell'azione di tutti noi.
Quindi permettetemi di rinnovare il ringraziamento all'Arma dei Carabinieri per tutto quello che fa, non solo per l'evento odierno, il ringraziamento a tutti i colleghi del sistema che si occupano di queste attività, che non sono né semplici né, scusatemi il termine non particolarmente appropriato tecnicamente, non sono attività simpatiche, sono attività complesse, attività delicate, attività complicate, spesso anche svolte in condizioni ambientali generali non particolarmente favorevoli. Quindi a tutti loro, a tutti voi, va il mio ringraziamento più sentito per la giornata odierna, che è un punto di partenza e non un punto di arrivo per quanto mi riguarda, rispetto a questo tema, ripeto, centrale nell'attività del sistema. Grazie.